Allora, è bufera sulla Rai, sono le 22:42, ultima parte di Focus per l'invito al figlio del boss dei boss, Totò Riina, cioè Salvuccio Riina, che è andato da Vespa a presentare il suo libro. Tra l'altro ha detto durante la registrazione di Porta a Porta, Salvuccio Riina, io amo mio padre e non lo giudico. Indignazione dei parenti delle vittime, le famiglie Falcone e Borsellino hanno urlato la loro rabbia, chiedono le dimissioni dei vertici della RAI, insomma una bufera che ha investito la RAI, Bruno Vespa e anche i vertici, compresi Monica Maggioni e il nuovo amministratore delegato Campo Dell'Orto, che ricordo è un conegliano. Allora, tantissimi sms, continuate a mandarli anche in questa ultima parte di Focus. Riprendiamo da Giulia Principale. Allora, io credo che il problema fondamentale dell'Italia sia proprio questa povertà crescente, questa disoccupazione dilagante, soprattutto tra i giovani, che ormai è al 40%. Vabbè, vedremo. Comunque, ma il vero problema non è tanto questo, è proprio il fatto di una disuguaglianza tra poche persone che hanno più del 60% della ricchezza e la maggior parte delle persone che non ha niente. Come abbiamo visto lo scandalo a Panama Papers, ecco, quindi io dico, prima di prendere, sono d'accordo che questo è un problema da affrontare, ma prima di prendersela con i migranti e con i profughi, che hanno ancora meno di questo 13% di poveri italiani, ok, che vengono qui, che scappano, come diceva Valente, dalle guerre, eccetera, prima di prendercela con questi, che anzi secondo me dovremmo aprire le frontiere e accoglierli, ovviamente un sistema di accoglienza controllato e sicuro, prendiamocela con queste persone che hanno in mano il 60% della ricchezza, facciamo una patrimoniale sulle ricchezze, tagliamo le spese militari, tagliamo le spese dalle grandi opere inutili e costose. Ecco, questi sono solo degli esempi per prendere i soldi e darli a chi non ne ha, senza fare la guerra con i più poveri e prendersela con i migranti. Detto questo, volevo chiedere se potevo fare un appello. Come no, certo. Allora, volevo dire a tutti che domenica prossima, 17 aprile, c'è il referendum contro le trivellazioni sui nostri mari. Allora volevo fare due inviti. Innanzitutto volevo invitare tutte le cittadine e tutti i cittadini italiani ad andare a votare, perché il referendum è una dei pochi strumenti di democrazia diretta che abbiamo, quindi sfruttiamolo, usiamolo. Quindi partecipiamo al referendum in massa e dimostriamo a Renzi che, nonostante abbia scelto questa data infelice, disgiungendo anche il referendum dalle elezioni amministrative per non far informare i cittadini e per non far raggiungere il quorum, dimostriamo a Renzi che invece a noi interessa del nostro ambiente, dei nostri mari, andiamo a votare e cerchiamo di superare il quorum, perché questo è un referendum abrogativo, quindi serve appunto la partecipazione di almeno il 50% più uno degli italiani. Detto questo, invito anche tutte e tutti a votare sì al quesito che chiede appunto di abrogare la norma che consente alle società petrolifere di estrarre gas e petrolio entro le 12 miglia marine dei nostri mari, quindi senza limiti di tempo. Quindi, se votando sì, noi, una volta che scadono le concessioni alle società petrolifere, non verranno più rinnovate, quindi anche se ci sono ancora giacimenti di gas e petrolio. Oltre al merito della questione, votando sì, possiamo dare un segnale forte al governo Renzi di qual è il futuro che noi vogliamo per l'Italia, e che è appunto un futuro basato su uno sviluppo ecosostenibile e sulle energie pulite, sulle energie rinnovabili che oltre a non inquinare, appunto, creano anche molti più posti di lavoro. Bene, poi casomai su questo, se lo vorrà, potrà dire la sua anche Antonio Bressa. C'è il fronte del no, il fronte dell'astensionismo, insomma, diamo voce a tutte le posizioni. Ovviamente non si è mai detto che Maniero ha distrutto mezze famiglie venete con la droga, non si parla mai di droga, beh, se ne parla forse poco o non sufficientemente, però ne parliamo anche noi spesso. Purtroppo, ma bisogna parlarne. Allora, abbiamo detto tante volte, famiglie sfrattate per morosità, ma anche famiglie con grandi problemi, che non trovano abitazione, avrebbero diritto agli alloggi popolari. Abbiamo scoperto a Mestre un intero quartiere di case popolari vuote, pronte da 2 anni e mezzo, perché manca l'abitabilità. Ma si può andare avanti così? Vediamo il servizio. Una settantina di appartamenti e 4 negozi terminati da 2 anni, ma ancora inagibili e quindi non assegnabili a chi ne avrebbe bisogno, perché mancano gli allacciamenti.
Il caso di Altobello, quartiere contiguo al centro di Mestre, è clamoroso ma non isolato. Gli stessi problemi si riscontrano in altre zone della terraferma e del centro storico. I ritardi sono dell'ATER, proprietaria degli immobili, che si trova in una sorta di limbo. Commissariata dalla Regione dopo la scadenza del mandato dell'ultimo presidente Alberto Mazzonetto, in attesa di una riforma da parte del Consiglio regionale che tarda ad arrivare. Nel frattempo, appartamenti nuovi, che potrebbero rispondere all'emergenza abitativa del Comune di Venezia, marciscono sotto gli occhi dei residenti, che non mancano di passare qualche minuto della loro giornata a fissare malinconici l'eterno cantiere. Lasciandoli fermi così, ci decadono questi immobili. Non è giusto lasciarli così, con tutta quella gente che ha bisogno di appartamenti, di case. Nelle prossime ore il vice sindaco e assessore alla casa del Comune di Venezia, Luciana Colle, incontrerà i tecnici dell'ATER per cercare di trovare una risposta a questa e altre situazioni simili, mentre il Movimento 5 Stelle propone una soluzione radicale. Su questo noi vogliamo dare un messaggio fortissimo come Movimento 5 Stelle, cioè se le ATER non funzionano, la Regione ne prenda atto e le chiuda e trasferisca in proprietà le case ai comuni, che sono l'ente più vicino ai cittadini, in modo tale che i cittadini potranno prendere l'assessore comunale al bavero se non si muove e non fa i bandi giù come dovrebbe essere. Servizio, un ottimo servizio di Tommaso Stoppa della redazione di Venezia e Mestre. Franco Bonesso, vicepresidente della provincia di Treviso. Prendendo spunto da questo ultimo servizio, allora intanto bisogna renderci conto che sta svanendo la grande illusione che avevamo avuto, che era quella di avere più autonomia per i territori. Il Veneto, dobbiamo riconoscerlo, è un territorio bellissimo che è abitato da gente accogliente, da gente per la maggior parte onesta, ed è un posto abbastanza sicuro perché le regole vengono il più delle volte rispettate. Avevamo questo grande sogno di poter decidere delle nostre risorse in casa nostra, e ci sta sfuggendo pian piano. Abbiamo in itinere una riforma costituzionale che ci toglierà gran parte delle competenze, ma soprattutto ci toglierà la possibilità di amministrarci le nostre risorse. Quello che succede alle ATER e a tutti i comuni in questo momento è la mancanza delle risorse, che è dovuta al fatto che è in corso una grossa centralizzazione romana. E quindi nascono questi disguidi. Dopo non è che passando la competenza al comune che si troverebbe con del patrimonio che oggi non ne sarebbe assolutamente in grado di gestire, perché ci è stato detto che ci hanno tolto il patto di stabilità, ma non è vero, gli hanno solo cambiato nome in equilibrio di bilancio. E quindi abbiamo tutta una serie di difficoltà. Io, che di solito sono uno governativo, che nel senso che cerca di trovare soluzioni e di risolvere i problemi con quello che ha, oggi mi trovo in difficoltà come amministratore, perché non si riesce, cioè è veramente complicato. E poi nascono questo, probabilmente l'ATER non ha le risorse per fare 4 allacciamenti, il cantiere resta fermo, ma sono questioni con cui in tutti i comuni ci troviamo ogni giorno a fare i conti. Ecco, allora si ripensa bene a questo aspetto e quindi si dà la possibilità alle amministrazioni di avere delle risorse e di avere anche delle normative molto più semplificate. Ogni volta che succede un qualcosa tutti dicono bisogna inasprire le regole, no? E quindi ogni volta sempre regole più stringenti, non tenendo conto che le cose succedono perché non si sono rispettate le regole precedenti, no? Quindi bisognerebbe anche un salto culturale e dire bene, cominciamo a delegiferare, sono poche regole chiare e queste che vadano rispettate, allora certe cose probabilmente non succederebbero. Allora, se vuoi essere assunto in Rai devi mangiare l'oste. Donatello, Gabriele Donatello. Allora, per stare sull'argomento delle case popolari, sì, dove abito io, sì, 8 case sfitte dell'ATER, minimo da 5 anni. Dov'è a questo? A Marghera? No, a Chirignano. A Chirignano. Quindi non è una novità, e purtroppo questo ne siamo consapevoli un po' tutti. Però nessuno denuncia i fatti, però poi abbiamo le persone che dormono in macchina sotto i ponti o in tenda.
Volevo ricollegarmi col discorso di prima perché poi è stato deviato leggermente il discorso. Io credo, stando agli stranieri che arrivano qui, agli immigrati, ai clandestini, ai profughi, chiamiamoli un po' come vanno chiamati, io non sono razzista in assoluto, però credo che l'Europa sia fallita da un pezzo, almeno per quanto riguarda questo. E non trovo motivo perché l'Italia se ne debba prendere a cuore tutti. Secondariamente, i referendum della Trivella vanno bene, però io allo stesso giorno avrei fatto anche i referendum sul governo attuale. Lo vogliamo italiani o non lo vogliamo? Credo che un 85% non lo voglia. E ho da dire un'altra cosa, io manderei a casa anche la Lorenzin, perché milioni di italiani non si stanno più curando perché non hanno la possibilità del dinero. E allora vediamo anziani, migliaia di persone anziane che non si curano, con l'altro dice che c'è una ripresa che sta per scoppiare, la ripresa talmente grande, e vediamo ancora gli anziani che vanno a cassonetti per poter mangiare un frutto, un po' di insalata, un tozzo di pane, poi magari non hanno la casa. Addirittura c'è una persona a Mestre che prende il pullman, fino a quando le corriere corrono lui dorme e poi passa la notte fuori con l'ultima corsa. Mi sembra che questo sia veramente una cosa disgustosa, no? E qua si continua a parlare sempre di stranieri, pensiamo un po' agli italiani. Gli italiani non hanno la possibilità di curarsi. Questa Lorenzin ha pensato solo tagliare. E poi si viene a sapere che l'Italia sta dando 6 miliardi e mezzo di euro alla Turchia. No, diamo agli anziani nostri, perché la Turchia con noi alla fin dei conti non ci ha mai sovvenzionato, ci siamo sempre e dovuti arrangiare. Chi si arrangi anche la Turchia da sola, che si faccia dare i soldi dall'Europa, ma perché l'Italia glieli perché l'Italia deve dare 6 miliardi e mezzo alla Turchia? No, hanno parlato 3 giorni fa in TV che è l'Italia che li sta dando, no. E se permetti l'hanno detto sulla gabbia. Insieme ad altri paesi europei, già la quota sua quota l'Italia. Va bene, ma prima di dargli alla Turchia ci sono i nostri poveri che non si stanno morendo, gli anziani nostri. Non vi sembra che la Grecia sia sufficientemente incasinata, ora deve gestire anche la visita di Bergoglio? Insensato. Il Papa andrà a Lesmo, dove sono arrivati tanti migranti, il 15 aprile, anche qui si sta discutendo su questa visita del Pontefice. Allora io direi, Fabrizio Bazzoni in regia, siccome domani sera parliamo delle banche venete, no? Quindi Bipop Vicenza, Veneto Banca e soprattutto dei risparmiatori truffati con l'avvocato Andrea Armane e altri esponenti dei comitati, vediamo un servizio su una protesta di oggi, vediamo. Venerdì alle 16.30 a Montebelluna il sit-in del coordinamento Associazioni Banche Popolari del Veneto Don Torta sui danni causati ai risparmiatori da Veneto Banca e Pop Vicenza. Partiamo sempre là dal Duomo di Montebelluna, facciamo tutto il corso Mazzini con le bandiere, con le raganelle, con degli strumenti così. E poi arriviamo qui in piazza d'Allarmi di fronte alla Veneto Banca. Poi qua ci sarà qualche intervento di qualche avvocato, qualche analista finanziario e chi vorrà parlare, perché è una manifestazione libera a tutti, può venire chiunque. Manifestazione di protesta per chiedere da subito al governo una commissione d'inchiesta. La richiesta è quella dell'istituzione della tanto promessa commissione parlamentare d'inchiesta affinché venga fatto finalmente luce su quello che è accaduto all'interno delle banche. Io sottolineo che a 4-5 mesi dall'esplosione degli scandali ancora non si sa nulla di che cosa sia accaduto nel passato e pochissima informazione abbiamo anche per il presente. Per l'associazione risparmiatori truffati per 10 miliardi di euro, pari all'1% del PIL nazionale, sulla gratuità
articola con la dirigenza bancaria anche la figura e il ruolo di certi consulenti finanziari e dipendenti. Queste persone di elevato livello professionale non potevano essere all'oscuro che quelle modalità di vendita erano modalità di vendita non consone e non rispettose di quelle che sono le direttive in materia di finanza e credito. Quindi la mia valutazione della situazione relativamente ai dipendenti è una valutazione piuttosto negativa. Di fatto i dipendenti delle banche in questi ultimi anni sono stati i veri proprietari, nel senso che attraverso il voto in assemblea hanno deciso le sorti della banca. Intervista di Anna Maria Parisi a Walter Baseggio e all'avvocato Andrea Armani, che saranno qui domani sera in trasmissione. Lorenzo Damiano. Ma io l'ho detto in anticipo, noi abbiamo la Banca d'Italia nel 94 con il governo Amato è diventata una SPA dove ci sono privati, mediatori, assicuratori, broker, quindi poi siamo passati con l'Europa, noi non abbiamo più la libertà di poter fare investimenti per il nostro paese, ma siamo schiavi di privati. Cioè, quindi i privati non gliene può, scusate il termine, fregare proprio assolutamente nulla dei problemi reali di un paese. Ha ragione il dottore che è sindaco di Arcade, che dice che è della Lega, mi ha fatto piacere quando lui ha detto che purtroppo c'è un potere politico che non è molto rappresentativo, no? Che non si preoccupa più di tanto. Ma io dico, in questa emergenza, che io dico, cioè il politico al Senato, ne parlavo oggi col senatore Scilipoti, tra l'altro lui sta combattendo questa battaglia, per quello ci siamo uniti. Anzi, l'appello che faccio, dico, chiunque desidera far parte dei pescatori di pace, che si senta un cristiano, ma anche non cristiano, ma che veramente voglia cambiare il paese con una nuova etica, con una nuova morale, un nuovo desiderio di cambiare le cose, non con urlando nelle piazze come fa Grillo o come faceva Mussolini o come fanno altri, ecco, perché quelle urla hanno sempre fatto brutta fine. Il problema è che finché la banca è in mano ai privati, questa è la situazione che noi andiamo incontro. La politica dovrebbe preoccuparsi di due argomenti: intanto che la banca diventasse una banca di Stato e lo Stato può cominciare a fare investimenti. Seconda cosa, dovrebbe preoccuparsi del cibo che manca e delle case che mancano. Ma se la banca, che governa qualsiasi amministrazione, ha ragione il dottore, io sono d'accordo, perché noi siamo da secoli che abbiamo devastato territori dal Medio Oriente, dal Sudafrica, quindi anche oggi la Francia, anche l'Italia con Renzi è andato a comprare e fare acquisti di petrolio e scambio di armi, quindi voglio dire, mi fa piacere che non sia un rappresentante politico, perché è espressione di verità reale. Quindi io dico che la politica ha una funzione oggi, è la banca. La banca, se è in mano ai privati, crea il disastro totale di qualsiasi tipo di società. Non c'è società, non c'è speranza e non c'è amore. E quindi io posso dire, il vero politico dovrebbe, non so se si dice in italiano, non si può dire sprivatizzare una banca, bisogna togliere le mani dalle banche dai privati. I privati rubano ai popolo e tutti i risparmiatori di Veneto Banca, e io sono stato un azionista della Banca Popolare, abbiamo perso tutto. Grazie Damiano, scusi, abbiamo un minuto. Oggi Pinocchio se ne è uscito con la solita favola degli 80 euro da dare alle pensioni minime, in che forma vengono dati, così posso capire perché ai disoccupati senza alcun reddito nessuno ci pensa. Allora, Giuseppe De Cerpe, dobbiamo chiudere, un minutino, una battuta. La nazionalizzazione delle banche l'aveva fatta per primo Benito Mussolini. Allora, il motivo per cui mi sono avvicinato a Forza Nuova è tre: Dio, patria e famiglia. Dio, non esiste una società che sia progredita senza Dio. La perdita di fede in Dio è collegata alla perdita di valori, all'immoralità, punto primo, al materialismo, patria. Quando uno non difende la propria patria, non difende i propri cittadini, succede che, come è successo dai miei clienti, hanno assunto degli stranieri perché la provincia era più agevolata ad assumere gli stranieri, e due giovani di 25-30 anni sono rimasti a casa italiani. Famiglia, non è mai esistita una società che sia progredita che ha investito nei matrimoni gay o nelle coppie lesbiche, ma solo investendo nella famiglia tradizionale, il cui scopo più nobile è quello della procreazione.
questo è il mio pensiero. Diceva Giulia Principale. Allora, uno, che il fascismo l'abbiamo sconfitto nel 1945, Forza Nuova per quanto mi riguarda secondo la Costituzione italiana non dovrebbe neanche esistere. Quindi lei se potesse mi impedirebbe di parlare, la sua democrazia prevede che io non possa parlare. La sua democrazia, i partigiani ci hanno salvato dalla dittatura. Ma lei sa quanti crimini hanno fatto i partigiani? Ho letto solo i libri dei vincitori, ha letto anche i libri dei perdenti o solo i libri dei vincitori? Ha mai letto il libro? Non paragonerò mai i crimini commessi dai partigiani con quelli commessi dai fascisti, come non paragonerò mai i morti partigiani e i morti fascisti. I fascisti ci hanno portato in guerra, ci hanno portato a 20 anni di dittatura, i partigiani ci hanno liberato l'Italia ed è grazie a loro siamo qui a parlare, è strano che anche se non si dovrebbe neanche più parlare allora, di fascismo. Lei dovrebbe sapere che io non voglio rimbangare il passato, ma con il fascismo gli italiani non dormivano sotto il ponte, ad esempio, e neanche... I treni arrivavano in orario. Sì. Allora, scusate, dobbiamo chiudere. Facciamo anche le leggi razziali. Adesso partono i nostri telegiornali, vi consiglio di vedere, scusate, scusate, dobbiamo chiudere, vi consiglio di vedere su Bassano TG questi carri, li abbiamo chiamati così, tra di noi dei carri bestiame, cioè sono i vagoni su cui ci sono i pendolari Bassano-Venezia, sono stipati come sardine in piedi e si fanno il viaggio su treni che arrivano sempre in ritardo, se arrivano. Allora, grazie a tutti, domani sera i Veneti schiacciati dalla crisi, tra poco su Rai 1 La Mafia, in diretta, buonanotte, arrivederci. Non guardatela, arrivederci. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.